Barbalicco 71 è in onda su Lecco FM e Rete 104. Questo programma è offerto da Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbio. Fratelli Casiraghi SRL, forniture industriali a Cassago Brianza. Barbalicco 71 con Fabio Landrini e Andrea Donato. Barbalicco 71, sempre qui su Lecco FM. Vi teniamo compagnia al martedì e giovedì. E intanto ribuongiorno Andrea Donato. Buongiorno. Che mancavi. È un po', sì. Cioè no, mancavi da me, perché poi con Marcello c'eri sempre. Certo, perché ormai dopo importanza a lui che a te. Ah ok, basta, sì. questa è una regola, scrivi. Perfetto. Va bene, poi parlo con i piani alti. Bene. Ci vediamo fuori, Fabio Landrini. Ai piani alti. Sì, ai piani alti, certamente, per la riunione. Giusto così. Barbalicco 71, sempre qui su Lecco FM e anche su Rete 104. Vi teniamo compagnia dalle 9 alle 9.30. Insomma, che dire di altro? Devo dire qualcos'altro? No, presentiamo gli ospiti, visto che sono qui per la prima volta con noi in presenza. Intanto abbiamo Elena Scolari, buongiorno, prima volta con noi. Buongiorno a buongiorno, tutti. Buongiorno, buongiorno. E Matteo Binda, prima volta in presenza con noi, buongiorno. Buongiorno, finalmente la terza volta sono riuscito a venire qua. Terza volta, infatti di solito due volte su Zoom. Infatti e problemi di pandemia, per cui insomma è andata così. È andata così, per intenderci. Voglio bene lo stesso. Grazie, no, anche perché sei qua, per cui insomma grazie mille. Allora, intanto oggi si parla di teatro, un argomento che non trattiamo mai praticamente. No? Male. In realtà Matteo sa che lo trattiamo spesso, però appunto volevo arrivare qui. Parliamo di teatro invito, visto che parte la stagione, parte proprio breve. Noi, per chi ci sta guardando, abbiamo qui dei bellissimi, sono dépliant a mo' di poster però. Locandina pieghevole. Ok, sì. Perfetto. Sto sbagliando tutto quello che posso sbagliare, quindi non dico le vostre qualifiche perché me le sono già dimenticate. È bellissimo perché ha un profumo stupendo, questa locandina pieghevole. È fantastica. No, perché adesso scherzi a parte, riparte la stagione di Teatro Invito, una stagione che insomma è ricca, ci sono varie iniziative e direi di entrare subito nel discorso. Con chi dei due vuole iniziare? Prima le signore. Grazie. Tra l'altro bellissimo, un flash. Di solito chi sta alla mia sinistra dice sempre no, quell'altro. Invece oggi è il contrario. Vedi, parte sono diverso. Perché non parlate mai di teatro e quindi noi facciamo una rivoluzione copernicana anche negli inizi. Prego, no, ci mancherebbe. Allora, ecco, stagione che parte proprio fra pochi giorni. Comincia settimana prossima, venerdì 28. Okay. La locandina che è freschissima di stampa e che hai appena fatto vedere ha sul fronte lo slogan, diciamo, che è semplicissimo di questa edizione, che è Teatro Invito Aperto. Aperto non solo perché torna la stagione, riapre il teatro anche dopo annate complicate, ma perché vogliamo quest'anno in particolare che il nostro spazio, quindi Spazio Teatro Invito, che ricordiamolo è in via Ugo Foscolo, nel quartiere di Castello Late, perché tanti lecchesi ancora forse non sono venuti a visitarlo, magari non ci hanno visto degli spettacoli, ma è una sede che vogliamo sia aperta non solo per le cose che organizziamo noi, ma è un luogo veramente che si apre alla cittadinanza, che può essere noleggiato, dove si possono organizzare eventi di tanti tipi. È un luogo che vogliamo sia di confronto, di apertura e di dialogo per tutti i cittadini e non solo per i nostri spettatori, che sono insomma un po' di questo è bello ed è anche un po' la funzione
di uno spazio come quello di Teatro Invito, appunto. Esatto, infatti abbiamo voluto sottolinearlo proprio perché ci piace l'idea che le persone la sentano casa, un po' come casa per noi dove ci lavoriamo, ma fantastico, anche una sede davvero che possa diventare un po' di proprietà dei lecchesi, perché ci possono immaginare dialoghi, confronti, come dicevamo, e anche iniziative loro, insomma, compresi i giovani, anche eventualmente dei gruppi di ragazzi che volessero mettersi al confronto con un pubblico, lavorare a dei loro prodotti creativi, insomma ci piacerebbe che questo spazio fosse vissuto. Rispetto alla stagione, sì, partiamo appunto. Matteo, sei d'accordo? Io sono d'accordissimo, anche okay, perché gestisco io gli affitti, quindi esatto, lavoro in più per me. Ecco, no, giusto, adesso poi scherzi a parte. Elena, responsabile organizzativa di Teatro, sì, di Teatro Invito. Confermo. La prima cosa giusta che sto dicendo. Matteo, responsabile tecnico. Yes. Perfetto, ok. No, ecco, prego, poi adesso entriamo nel vivo anche degli appuntamenti. Sì, poi appunto è giusto che anche Matteo dia il suo punto di vista, perché essendo appunto responsabile, responsabile di sale, è anche la persona che poi accoglie le compagnie, che le aiuta a montare gli spettacoli, quindi che proprio gestisce lo spazio ed è anche la prima persona che sente e vede l'arrivo degli artisti che noi ospitiamo. La settimana prossima si apre la stagione con uno spettacolo che si intitola Le Otto Montagne, che probabilmente non suonerà nuovo a molti degli spettatori perché è stato un best seller, un romanzo di Paolo Cognetti che ha venduto tantissimo. Ne è stata fatta una versione teatrale da un gruppo milanese che si chiama Du Perdu, che infatti è pronunciato con la V locale, anche se per iscritto non si vede. Giusto. Marta Marangoni è la regista di questo spettacolo ed è un racconto che, come spesso succede quando si parla di montagna, è anche molto simbolico, per cui ci sono sì racconti anche di scalate, riferimenti a montagne esistenti, ma è alla fine una storia di crescita, di confronto tra due fratelli, credo, che si confrontano appunto con un po' delle scalate della vita, per cui c'è una parte simbolica anche di racconto che però ha sempre sullo sfondo il panorama, il paesaggio della montagna, presa appunto come metafora anche delle difficoltà che si possono incontrare. Bello. Nella vita. Bello, interessante. Ed è un'apertura che sarà, peraltro lo dico questo non per i lecchesi, ma tanto perché si capisca come Teatro Invito anche è riuscito a diventare un po' riferimento anche altrove, che sarà poi il giorno precedente, in realtà, quindi il giovedì 27, a Chiavenna, perché okay, da quest'anno curiamo anche la stagione teatrale serale della Società Operaia di Chiavenna. Ok. E quindi okay, abbiamo, sapere, sì, per chi fosse in giro per montagna, appunto, per montagna, valle, per pizzocchi, i bianchi, per esatto, ecco, sì, sì, no, no, visto Fioretto, che, ecco, visto che al pizzocco non mi hai guardato male, però non so, Chiavenna no, sono diversi, ecco. No, ecco, prego, no, poi non volevo interrompere adesso. No, poi non vado nel dettaglio di tutti gli spettacoli, comunque sono 11 serate, okay, arriviamo appunto fino al 5 maggio, che è l'ultima okay, serata, quindi faccio inizio e fine, poi magari vi dico qualcosa. Sì, poi vabbè, due o tre cose curiose, di alcuni dei titoli più significativi. Chiuderemo noi di Teatro Invito con una serata che per il momento si intitola Eifu, proprio sì, perché è appunto l'inizio della poesia il 5 maggio, perché è il 150° della morte di Alessandro Manzoni, per cui Teatro Invito, che si è sempre impegnato e ha sempre studiato questo grandissimo autore facendone diverse traduzioni, mm-hmm, dal racconto dei Promessi Sposi alla Colonna Infame, a letture ispirate insomma ai suoi scritti, vuole fare un omaggio, diciamo, appunto a questo autore che noi abbiamo trattato in tanti modi anche per i ragazzi, insomma, con le scuole. Sarà una serata in cui costruiremo un collage di letture da diversi brani di opere sue, quindi dal romanzo, dalla Colonna Infame, poesie, la Delchi, eccetera. E sarà l'inizio di una serie di iniziative che appunto Teatro Invito immagina per il festeggiamento appunto dell'anniversario del 150°, per cui ci saranno altre iniziative sia in Lecco sia fuori dedicate a Manzoni, okay, che hanno un po' anche l'obiettivo di svecchiarlo per chi ancora pensa che sia un autore un po' polveroso. È falso, ma vogliamo provare appunto sì, cioè, c'è raccontarlo cosa, in un modo c'è questa cosa che è studiato agile. spesso è sempre studiato a scuola, e come tutto ciò che è studiato a scuola poi spesso viene bistrattato da adulti di solito, no?
E invece, no, no, sono d'accordo. Ma tutte le cose che ti obbligano a fare, esatto, esatto, ti dà fastidio, esatto, poi farle. Esatto, esatto, non è vero, è vero, è vero, è vero. Ma io stessa ci ho messo tantissimo poi a tornare a leggere il romanzo in autonomia e senza che nessuno me lo chiedesse, tranne il nostro direttore artistico Luca Radaelli, che guarda male chi non ha letto I Promessi Sposi dall'inizio alla fine. Ma quando poi l'ho fatto, devo dire che gli sono stata grata di aver un po' insistito. Raramente mi dà delle sole quando mi suggerisce di leggere dei romanzi, e in effetti, letto da grande e con, insomma, un po' di occhio più attento, è veramente un romanzo appassionantissimo, pieno di ironia, con un sacco di descrizioni psicologiche molto sottili, che sono godibilissime e molto moderne. E quindi ci piace, insomma, l'idea di lanciare questa, rilanciare Bello. Questa sfida per far capire che qui è un patrimonio che dovrebbe essere appunto più valorizzato, più conosciuto soprattutto. Resto invece ancora sulla stagione, ma do soltanto qualche suggestione sulle cose a cui teniamo di più. Teniamo moltissimo ad Andrea Pennacchi, siamo molto orgogliosi di avere con noi il Poiana, non da solo ma con tutti i suoi fratelli. Ah, ok. Noi abbiamo già avuto ospite Andrea Poiana in, perdone, Andrea Pennacchi, un lapsus, no, infatti, che ha messo insieme personaggio e attore. Personaggio, ecco, infatti interprete. Nel festival L'Ultima Luna d'Estate dell'anno scorso, ma con un altro titolo. Qui invece lo ospitiamo proprio con quello che lo ha reso famoso, grazie sicuramente a quello che un po' dei radioascoltatori conosceranno, Propaganda Live, i suoi brevissimi inserti molto cinici ma assai spiritosi. Posso dire una cosa sul, certo, sul Pennacchi? Devi. Devo? Devi. No, che prima Elena ha detto che io di solito sono il primo che incontra gli artisti quando arrivano, e Andrea Pennacchi è una delle persone più gentili che esista sulla terra. È proprio gentile, simpatico, al di là del personaggio è proprio una bella persona, quindi è un valore aggiunto per me. Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro poi, se non vado errato, ha anche fatto un paio di film su Netflix. Adesso ha una serie su Netflix. Ah, è una serie adesso. Ambientata nell'ospedale psichiatrico, una roba del genere. Adesso è un personaggio comunque molto in voga, per cui arriverà a dicembre, giusto? Arriva il primo dicembre. Apriamo il mese natalizio facendo appunto questo regalo alla cittadinanza, e quindi Andrea Pennacchi sarà con noi, con un po' delle sue macchiette, quindi il Poiana, ma anche altri personaggi che erano nati intorno a lui in uno spettacolo da cui poi lui ha tratto il personaggio che era più incisivo, che è appunto il Poiana, ma lo vedremo nella famiglia di altri personaggi che gli stanno intorno. Nel resto della stagione abbiamo tanti temi, per cui diciamo che anche l'apertura di cui parlavo all'inizio è anche proprio nella scelta degli argomenti, per cui diciamo che davvero, per esempio, giusto per due o tre argomenti che ci sono in questi 11 spettacoli, allora, giusto? Sì, sono 11 spettacoli, per cui abbiamo detto della montagna, abbiamo parlato della satira sul Veneto, ma non solo, per cui un po' sul cinismo appunto comodo di certi italiani o di certi vizi italiani, per meglio dire. C'è il tema del lavoro, negli ultimi saranno ultimi di Teatro Popolare d'Arte, una compagnia che viene dalla Toscana. Si parla appunto di lavoro e di difficoltà quando, insomma, ci sono delle condizioni non esattamente corrette e di rispetto. Si parla anche di storia, perché in 124 secondi, compagnia di Brescia Teatro Telaio, due attori molto bravi ricordano un incontro di box famoso che nel 38 ha visto contrapporsi due campioni sportivi che hanno alla fine rappresentato in maniera un po' strumentale due regimi diversi, anzi un regime e una democrazia, quindi diventa simbolico appunto di un conflitto con lo sfondo storico, dove un incontro sportivo è diventato metafora di qualcosa di molto più grande e che ha coinvolto tutti, per cui insomma è un po' di ricordo sia storico sia di come si possa trasporre da sempre una... Sulla storia c'è ottobre 22 sulla marcia su Roma. È vero. Anniversario, quest'anno è i 100 anni. È vero, è vero, è vero. Che sarà il venerdì 18 novembre, giusto? Venerdì 18 novembre. Però comunque si ricorda, insomma, il triste anniversario, no? Il centenario, ecco. Sì, ne stanno parlando tanto in realtà, per cui è ancora in scena M di
Scurati, dal romanzo di Scurati, sì, con Massimo Popolizio al Piccolo Teatro, in una ripresa, e dove anche ovviamente si cita questo episodio, per cui diciamo che insomma per varie ragioni è un argomento che purtroppo torna caldo e che è bene conoscere. No, infatti. Sapere come muoversi. Ce n'è di carne al fuoco, insomma, 11 spettacoli, ma 11 spettacoli anche diversi, con tematiche diverse, quindi è interessante. Magari coinvolgo Matteo per parlare di un altro paio di titoli, senza proprio entrare troppo nel dettaglio, ma Apocalisse Tascabile forse è qualcosa di cui abbiamo già in parte avuto un saggio. 10 febbraio, sì. Allora noi li abbiamo conosciuti, questi due attori, Fattarappa Sandri e Guerrieri, perché sono venuti al festival, hanno partecipato al nostro concorso che facciamo per le giovani reclute del teatro, per gli under 30. Okay. Non hanno vinto, ma essendo che questo spettacolo è bellissimo e ha girato tutta Italia negli ultimi 2 anni come non mai, ci sembrava giusto portarlo anche a Lecco, e loro sono due ragazzi pazzi. Ecco, non volevo dirlo subito prima, però, che attori, no, sono, bisogna dire delle cose su, no, sono due pazzi che praticamente si immaginano che il mondo finisca e loro sono in un supermercato romano, quindi da lì parte tutto un ragionamento divertentissimo. Fantastico. E strano, con linguaggi molto giovani, perché loro sono giovanissimi. Insomma. Intanto stiamo guardando, per chi ci sta guardando, dal sito di Teatro Invito, che è il sito, chiedo scusa, teatroinvito.it. Perfetto, così chi peraltro non ci sta, peraltro nuovo. Ma infatti qua, allora, chi ci sta guardando lo vede, chi non ci sta guardando perché ci sta solo ascoltando, teatroinvito.it, andate, guardate, insomma, e ci sono tutte anche le indicazioni, sui biglietti, sugli abbonamenti, tutte indicazioni, indirizzi, telefoni, numeri di telefoni, tutto, informazioni da qualunque. Intanto, prima di andare avanti, saluto Alessio Fumagalli che ci dà il buongiorno. Finalmente Andrea sei tornato, ecco, te lo dice. E poi complimenti, è sempre bello sentire parlare di teatro, quindi insomma vi fa i complimenti. C'è ancora qualcosa da dire su questa rassegna? Perché poi abbiamo anche altro. Ma diciamo, c'è di carne al fuoco. Che c'è la Scommegna anche. Certo, no? La nostra amatissima Arianna Scommegna. Una delle attrici più brave d'Italia di questo momento. Che non credo sia amata solo da noi, ma anche tanti lecchesi l'hanno conosciuta, l'hanno vista, perché è stata ospite sia nostra, sia l'ultima luna d'estate, ma anche nelle stagioni organizzate dal comune, per cui insomma Arianna Scommegna è veramente una delle migliori attrici italiane. Tantissimi dei nostri sono affezionati. Noi torniamo a ospitarla con uno spettacolo dedicato ad Antigone. Okay. Per cui qui siamo sul classico, super classico, però rivisto da una giovane drammaturga che si chiama Maddalena Giovannelli, che è una grecista professionista molto seria e che ha fatto un lavoro di rilettura del personaggio di Antigone, per cui comunque la vedremo in un'ottica che non è proprio solo quella del testo originale. E poi citiamo, direi, per chiudere, Il nostro la nostra nuova produzione, Lear e il suo matto. Ok, venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile. In 2 serate, sì, ed è un lavoro strano, per cui ci piace l'idea di invitare tutti i cittadini e gli spettatori, i curiosi anche, a vederlo, perché mette insieme 2 discipline diverse, quindi il teatro d'attore e i burattini. Sembra una sfida molto strana fare Shakespeare con i burattini, ma è un lavoro su cui ci sono stati tanti passaggi, anche noi stessi che non siamo poi in scena, però insomma abbiamo partecipato alle prove aperte, abbiamo insomma discusso tutti insieme, Matteo anche è stato presente a una grossa parte del lavoro di preparazione. Adesso, pensavo a una grossa discussione, un po' si è anche discusso, perché comunque abbiamo ma giustamente, cioè, sì, poi qui insomma era veramente una sfida, un esperimento strano, per cui anche è la prima, giusto? No, ha debuttato quest'estate, quest'estate, però in festival lontani, diciamo, quindi è la prima, è stato in Emilia Romagna e in Sardegna, per cui insomma in teatro da noi è la prima occasione per vederlo in sala, e quindi invitiamo tutti, perché è davvero una serata particolare. E poi Matteo, li abbiamo detti tutti, che ha più frequentazioni con i giovani di me, anche perché fa tanti laboratori con gli studenti, potrà dire che gli under 30 hanno l'ingresso a 9 euro, che insomma è un prezzo che pensiamo sia davvero accessibile a tutti. Non ci paghi più neanche la pizza ormai con 9 euro.
È vero, è vero. Neanche il caffè, no, vedremo caffè ancora, come ci pagheremo le bollette del teatro noi, ma abbiamo però, lo sottolineo, mantenuto gli stessi prezzi dell'anno scorso per l'ingresso agli spettacoli, perché insomma ci teniamo che la vita. Prima di chiudere, diciamo che domenica inizia anche la nostra rassegna domenicale. No, ma certo. Infatti adesso andiamo avanti anche con tutti gli altri, con tutti gli altri, insomma, le altre iniziative che fate. No, ci mancherebbe, non vi lascio andare via senza. Vai tranquillo. Ma mi metto comodo. Ecco, infatti. No, solo una cosa brevissima: come funziona adesso discorso teatro bollette? Che brutta domanda! Funziona male, so, ecco. Però l'hai tirata fuori, non potevo. Allora, intanto, no, ma molto in breve adesso, c'è intanto per capire. Beh, diciamo che come tutti hanno visto le loro bollette da privati salire, così le abbiamo viste noi, chiaramente in proporzione per uno spazio grande, per una sala che ha quasi 300 posti, che comunque quando viene utilizzata va illuminata, riscaldata. Noi ci stiamo anche a lavorare perché la sede è aperta tutte le mattine, infatti abbiamo deciso da quando partirà il momento del freddo di fare una giornata di lavoro da casa anche per questa ragione, perché purtroppo dobbiamo un po' far fronte a questa situazione che speriamo sia temporanea. Noi contiamo appunto che il pubblico voglia anche un po' sostenere, conoscendo questo aspetto, la nostra attività, e che quindi venga davvero spesso e numeroso. Poi no, comunque già il fatto che adesso lo dico da fruitore, insomma, non da organizzatore, che tenete i prezzi comunque dall'anno scorso, insomma... È gentile stupido, da parte del pubblico, ma io parlavo, speriamo di no. Pensavo ancora al Poiana, alla gentilezza, no? Invece, andiamo avanti e parliamo anche degli altri eventi. No? Matteo, domenica, stavi buttando. Domenica inizia la nostra rassegna domenicale. Il primo spettacolo sarà Favole al telefonino. Ok. E poi la rassegna va avanti fino a marzo, quindi una o due domeniche al mese c'è sempre uno spettacolo, quindi andate anche qua sul sito c'è tutto. It. Okay, ricordiamo perfetto. Che la rassegna domenicale la organizziamo con il Cerchio Tondo, quindi c'è il nostro partner, e niente, gli spettacoli sono alle 16 e anche qua prezzi rimasti come l'anno scorso, 6 euro, sempre meno della 6 pizza. Euro grandi e piccini, grandi quindi piccini. Sia bambini sia adulti. È una rassegna appunto che noi facciamo da alcuni anni, spesso abbiamo avuto il tutto esaurito, per cui è una delle giornate la domenica in cui veramente tante famiglie, probabilmente anche quando specialmente il tempo non lo consente, quindi non vanno in gita, trovano che vedere uno spettacolo insieme ai propri nipoti, anche perché vengono tanti nonni. Domenica che ci sono gli alpini, possono venire anche gli alpini a vedere. Urca. Domenica pomeriggio se ne saranno già andati. Mi pare che siano qui, invadono solo fino al mattino. Tecnicamente finiscono appunto l'ora di pranzo, però appunto per quello. Dopo mangiato. Con i nipoti, viene certo, certo. Sì, il problema è che servono in 20.000 di teatro. Quanti posti ha lo spazio? 290. 290. Ok. Facciamo tre repliche, anche 4 o 5 a quel punto è il caso. Stiamo vedendo anche per chi sta guardando, abbiamo una foto in questo momento della sala. No, comunque ecco, appunto, interessante. Poi andrà avanti per un po' di domeniche, dicevi? Va avanti fino a marzo, quindi ce ne sono tantissime. Ricordiamo anche che già il martedì c'è sempre il Cineforum organizzato da Dinamo Culturale, e il 30 ottobre partono anche i concerti della domenica organizzati da Microcosmos, quindi c'è tutto un ventaglio di opzioni, teatro, cinema, concerti, dibattiti. Dibattiti, ma sempre nell'ottica della sala aperta. Ci sono state ultimamente cose organizzate da altri. No, ma ieri, anche chi volesse organizzare un dibattito vi contatta e organizza. Ieri c'era una conferenza sulla giustizia riparativa per le scuole, quindi c'è un sacco di cose che si muovono. Siamo lì, via Ugo Foscolo 42. E anche le scuole, tra l'altro, sono un nostro interlocutore fisso e affezionato, perché a dicembre partirà anche la rassegna Copioni, che è appunto una rassegna di spettacoli per i ragazzi delle scuole dalla infanzia fino alle superiori. Per cui diciamo che tiriamocela anche un po', Matteo. È l'unica sala in Lecco dove si fa teatro, cinema, musica per tutti, dai bambini agli anziani, perché ospitiamo anche l'università della terza età.
che fa due lezioni a settimana, martedì sono incontri gremiti, peraltro l'altro giorno Matteo è stato uno dei docenti, diciamolo, apprezzatissimo. Sì, adesso sul curriculum metto docente universitario. In una bella lezione su che cos'è Matteo la luce. È stato uno dei, pensavo, non so, tipo gli allievi. No, non ancora. Non è che la barba è bianca, però. Non ancora. No, ovviamente prendo in giro, ci mancherebbe, non, però avrebbe avuto il suo perché, appunto. E, no, insomma, è proprio vario, insomma, come programma. Sì, cerchiamo di rivolgerci davvero a tutti e ricordo solo anche le collaborazioni che prima non ho citato, perché per la stagione serale tre dei titoli di cui abbiamo parlato sono in collaborazione con il CAI, con il Forum di Salute Mentale e con la CGL di Lecco, cui cerchiamo anche sempre di aprirci alle associazioni del territorio e di instaurare un dialogo anche con loro. Ok, abbiamo detto tutto? Siamo stati in 25 minuti dicendo tutto, perfetto. Sembra che abbiamo studiato. Invece abbiamo studiato. Un professore. Giustamente, appunto, lo diciamo adesso, docente. No? Docente per universitario. No, è giusto così. Grazie mille, quindi, grazie Elena Scolari e Matteo Binda di Teatro Invito. Grazie a voi. Per tutte le informazioni, poi appunto teatroinvito.it, quindi se qualcuno avesse bisogno di voi sa dove trovarvi. Grazie mille, poi ci rivediamo qui qualche altra volta. Dai, insomma, volentieri, e grazie per l'invito. Grazie a voi. Grazie mille Andrea Donato in regia, noi ci rivediamo e risentiamo martedì mattina, sempre qui con Barbalico 71, sempre su Ecco FM. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Barbalicco 71 con Fabio Landrini e Andrea Donato. Questo programma è offerto da Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbio. Fratelli Casiraghi SRL, forniture industriali a Cassago Brianza. Barbalicco 71 è in onda su Lecco FM e Rete 104.